Neanche le belle notizie fermano le polemiche infinite. L'ultima tra l'ex sindaco di Molfetta, Antonio Azzollini, e l'attuale primo cittadino, Paola Natalicchio, riguardano i 4 milioni di euro, fondi comunitari, per rendere appetibile la zona industriale della città, dove dietro l'aggettivo appetibile c'è la riorganizzazione di strade per quasi 30.000 metri quadri, messa in sicurezza, soluzione definitiva al rischio allagamento lungo via Olivetti e non solo. Impianti di pubblica illuminazione con pannelli fotovoltaici, rete di gas e acqua potabile. I cantieri partiranno a fine ottobre e dureranno 6 mesi circa. Per l'estate la zona industriale di Molfetta sarà diversa. Parola del senatore Antonio Azzollini. Dal 2012 che era stato tutto programmato e reperiti i fondi e che dal 2012 si è lavorato anche purtroppo con la lunga burocrazia italiana, cosa ben nota a tutti, e si è giunti oggi alla cantierabilità delle opere. C'è un'altra opera fondamentale, quella di adduzione del gas metano, che per tutte le aziende sarà una possibilità concreta di riduzione dei costi energetici, che come è noto per le aziende costituiscono un costo fisso fondamentale. Queste cose sono fatte ad ottobre del 2012, quando era ancora sindaco e continuo ad essere consigliere di amministrazione. Che posso dire per la gentile signora che ha l'avventura per lei e la sventura per la città di ricoprire la carica di sindaco, che si occupa sempre di questioni marginali, ma non è un problema, le cose le faccio lo stesso. La risposta del senatore fa seguito a quanto ha scritto il sindaco Paola Natalicchio sulla presunta incompatibilità del suo predecessore nel consiglio di amministrazione dell'ASI, il consorzio di sviluppo industriale. E cioè, è incredibile che il senatore Azzollini metta il cappello sulle opere di sicurezza in zona industriale con una iniziativa marcatamente politica e propagandistica, come se lo sviluppo industriale della città di Molfetta e la sicurezza dell'area fossero una questione di destra o di sinistra. Un segnale, dice ancora il sindaco, di infantilismo politico acuto. Non sono mancate le polemiche neanche con la Regione Puglia. L'assessore regionale di Molfetta, Guglielmo Minervini, candidato alle regionali della prossima primavera, scrive: che ci fanno il presidente Emanuele Martinelli e l'intero consorzio ASI nella conferenza politica del nuovo centrodestra di Molfetta, accanto al senatore Azzollini e al consigliere regionale Camporeale? È vergognoso, conclude Minervini, che proprio Azzollini, piuttosto che annunciare le sue dimissioni dal CDA, essendo in evidente stato di incompatibilità con lo statuto del consorzio e non rappresentando più il comune di Molfetta, si spinga piuttosto in annunci di lavori che verranno realizzati con fondi regionali di provenienza comunitaria. Io sono presidente dell'ASI, mi ha convocato un consigliere e ho tenuto opportuno partecipare, al di là delle posizioni politiche. Io lavoro oggi con l'amministrazione di centrosinistra e ieri ho lavorato con l'amministrazione di centrodestra. We'll be right back.